tutti Borina, Patelmo, Paolo Vasco e Garofano Antonia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Carissimi amici, ancora una volta ci incontriamo attraverso questa diretta streaming. Colgo sempre l'occasione per ringraziare Enna TV, Enna Live. E in questa Santa Messa ascolteremo un Vangelo che aprirà gli occhi dell'intelligenza del cuore per comprendere il mistero insondabile di Dio. E lo comprenderemo attraverso i tratti della vita di Gesù di Nazareth. In questa Santa Messa pregheremo per tutti coloro che affetti da coronavirus sono morti e per tutti coloro che sono deceduti e che non hanno potuto ricevere le esequie in chiesa. Ecco, preghiamo per i familiari e per questi cari defunti che ci hanno lasciato. Io particolarmente questa mattina pregherò anche per i 30 sacerdoti deceduti che affetti da coronavirus ci hanno abbandonati e che ci stringiamo attorno alle loro comunità per far sentire loro la nostra amicizia e il nostro affetto. Ora chiediamo umilmente perdono al Signore per i nostri peccati. Amen. Dal primo libro di Samuele. In quei giorni il Signore disse a Samuele: riempi d'olio il tuo corno e parti. Ti mando da Jesse, il Betlemita, perché mi sono scelto tra i suoi figli un re. Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato. Quando fu entrato, egli vede Eliab e disse: certo, davanti al Signore sta il suo consacrato. Il Signore replicò a Samuele: non guardare al suo aspetto né alla sua alta statura. Io l'ho scartato perché non conta quello che vede l'uomo. Infatti l'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore. Jesse fece passare davanti a Samuele i suoi 7 figli e Samuele ripeté a Jesse: il Signore non ha scelto nessuno di questi. Samuele chiese a Jesse: sono qui tutti i giovani? Rispose Jesse: rimane ancora il più piccolo, che ora sta a pascolare il gregge. Samuele disse a Jesse:
manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui. Lo mandò a chiamare e lo fece venire. Era fulvo, con begli occhi e bello di aspetto. Disse il Signore: alzati e ungilo. E lui. Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli. E lo spirito del Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi. Parola di Dio. Prendiamo grazie a Dio. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare. Ad acque tranquille mi conduce. Rinfranca l'anima mia. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce. Ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate di capire ciò che è gradito al Signore. Non partecipate alle opere delle tenebre, che non danno frutto, ma piuttosto condannatele apertamente. Di quanto viene fatto in segreto da coloro che disobbediscono a Dio, è vergognoso perfino parlare, mentre tutte le cose apertamente condannate sono rivelate dalla luce. Tutto quello che si manifesta è luce, per questo è detto: svegliati tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio.
Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: è lui. Altri dicevano: no, ma è uno che gli assomiglia. Ed egli diceva: sono io. Allora gli domandarono: in che modo ti sono stati aperti gli occhi? Egli rispose: l'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me lo ha plasmato sugli occhi e mi ha detto: va a Siloe a lavarti. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista. Gli dissero: dov'è costui? Rispose: non lo so. Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ora ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano: quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato. Altri invece dicevano: come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? Egli rispose: è un profeta. Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li interrogarono: è questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I genitori di lui risposero: sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non lo sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi noi non lo sappiamo, chiedetelo a lui, all'età parlerà lui da sé. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: all'età chiedetelo a lui. Allora chiamarono l'uomo di nuovo che era stato cieco e gli dissero: dà gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Quello rispose: se sia un peccatore non lo so, una cosa io so, ero cieco e ora ci vedo. Allora gli dissero: che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? Rispose loro: ve l'ho già detto e non avete ascoltato, perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Lo insultarono e dissero: suo discepolo sei tu, noi siamo discepoli di Mosè, noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia. Rispose loro quell'uomo: proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. Gli replicarono: sei nato tutto nei peccati e insegni a noi? E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò gli disse: tu credi nel figlio dell'uomo? Egli rispose: e chi è, Signore, perché io credo in lui? Gli disse Gesù: lo hai visto, è colui che parla con te. Ed egli disse: credo, Signore. E si prostrò dinanzi a lui. Gesù allora disse: è per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. Alcuni dei farisei che erano con lui
udirono queste parole e gli dissero: «Siamo ciechi anche noi?» Gesù rispose loro: «Se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Lode a te, o Cristo, ergo mi salvezza. Lode a te, o Cristo, parola di Dio per noi. Lode a te, o Cristo, ergo mi salvezza. Lode a te, o Cristo, parola di Dio per noi. Carissimi, questa domenica, questa quarta domenica di Quaresima, ci mette di fronte ancora una volta una delle pagine più eloquenti del Vangelo. Abbiamo ascoltato insieme questa pagina, molto lunga, ci siamo attardati per poterla assaporare in tutta la sua forza, in tutta la sua pregnanza. Il Vangelo di Giovanni ci consegna al capitolo 9 questa pagina, in cui si racconta della guarigione di un cieco nato. L'aspetto che più si evince dalla lettura di questa pagina è essenzialmente il dialogo che questo cieco ha con i giudei. Questo cieco esprime una sua professione di fede nella povertà del suo linguaggio. Le esprime nella povertà, nella fragilità del suo linguaggio. E questo è ciò che colpisce. Il fatto, cioè, che quest'uomo dichiara nella sua semplicità ciò che gli è avvenuto. Egli attesta ciò che è accaduto alla sua vita. Non aggiunge nulla, non fa nessuna riflessione, dice esplicitamente ciò che gli è accaduto. Un uomo si è avvicinato a lui e lo ha guarito. Questo è ciò che rimane di questo dialogo. I giudei avrebbero voluto tirare fuori chissà quale considerazione da parte di questo cieco nato, di cui non sappiamo tra l'altro nemmeno il nome. Si parla di questa persona che racconta, come in un memoriale, ciò che gli è accaduto. Ha fatto del fango, lo ha spalmato sugli occhi, è andato a lavarsi nella piscina di Siloè. Prima non vedeva, adesso vede. Chi è dunque per te? Alla domanda, e gli risponde: è un profeta. Questo ci insegna, prima di tutto, questo linguaggio semplice, non semplicistico, non sempliciotto, ma un linguaggio semplice e perciò stesso autentico, reale. Questo ci insegna che nella professione di fede non dobbiamo anteporre tante riflessioni che debbano giustificare il nostro atto di fede. La fede essenzialmente è un memoriale di salvezza. Ciò che il Signore opera nella nostra vita va dichiarato nella sua semplicità, nella sua immediatezza e perciò stesso nella sua realtà. Questo è il primo elemento che scorgo dalla lettura di questa pagina. Ve n'è un secondo che, per poterlo meglio spiegare, attingo al libro di Samuele, al primo libro di Samuele. Quando Samuele deve scegliere il re da ungere, Davide, egli va a visitare questa casa di Jesse, questo pastore, e non trova immediatamente Davide. E cosa dice Samuele? Sono tutti qui i tuoi figli? Il Signore replica a Samuele dicendo: non guardare al suo aspetto né alla sua alta statura, perché l'uomo vede l'apparenza, il Signore vede il cuore.
Questo atteggiamento di Dio che riesce a leggere i cuori degli uomini, Lui che ci ha creati, Lui ci conosce. Dio solo sa chi siamo, nella profondità della nostra, del nostro essere. Dio solo ci conosce, Dio solo penetra in maniera forte, intelligente, le fibre del nostro essere. Certamente noi vorremmo a volte conoscerci come Dio ci conosce e vorremmo conoscerci per meglio aderire alla nostra vita. Quanta sofferenza, io immagino, ma qui diciamo il profilo è più psicologico, quanta gente soffre, quanti di noi soffriamo perché non abbiamo un'aderenza alla nostra realtà più vera del nostro essere. E soffriamo perché vorremmo conoscerci fino in fondo e il contesto nel quale ci troviamo, penso il mondo del lavoro, a volte le famiglie, le comunità cristiane, non sono luoghi veritativi, anzi sono luoghi nei quali più ci si nasconde meglio è. Si costruiscono delle infrastrutture, delle maschere, dei veri e propri prosopon per distanziarci dagli altri, delle maschere che non ci consentono di incontrare noi stessi e incontrare gli altri. I contesti ipocriti, i contesti carichi di menzogna, contesti menzogneri, ecco, che non ci fanno cogliere la verità di noi stessi e la verità degli altri. E questa è l'apparenza nella quale ormai siamo immersi ed è un esercizio costante il nostro, quello di creare gesti affettati, parole inutili, non vere, non sentite. Dio guarda il cuore, Dio meglio, dice il testo, non vede l'apparenza, ma vede il cuore. Vede cioè la coscienza, vede la verità dell'essere e la incontra nella sua più reale profondità. Ecco, Gesù, essendo Dio, Gesù incontra questo cieco nato e potremmo dire, al di là del fatto miracoloso, ma tutti noi siamo ciechi sin dalla nascita. Una cecità che vorremmo togliere, combattiamo contro questa cecità, non ci accorgiamo di quello che siamo, della bellezza, della forza, dell'intelligenza, dei sentimenti belli che noi siamo capaci di esprimere. Siamo abituati a sopprimerli, siamo abituati a negarli e ci siamo abituati a guardare un'immagine di noi, un'immagine degli altri, un'immagine di chiesa, un'immagine di società alla quale a tutto questo sacrifichiamo le nostre azioni e la nostra vita. Invece Gesù ci educa a guardare il cuore di noi stessi. Gesù vede quel cieco, lo riconosce come tale e Gesù si pone accanto a questo cieco, si pone accanto a ciascuno di noi e ci fa vedere. L'opera di salvezza fondamentalmente, cogliamo in questo Vangelo, consiste nel riconoscere Gesù come nostro unico Signore, colui che ci può dare la vita. Inutile cercare questa guarigione in prossimità che risultano essere poi come dire evanescenti, amicizie, rapporti, sono tutti evanescenti. La consistenza è nel rapporto con Dio. Dio solo, Gesù Cristo, che rivela questo volto del Padre, Gesù Cristo è colui che realmente illumina la nostra vita, la apre alla verità e ci fa cogliere la bellezza di noi stessi nella semplicità, ma nello stesso tempo nell'autenticità e la bellezza di ciò che ci sta attorno. Vorrei concludere con un'esortazione in questa domenica in cui non vediamo nulla di chiaro attorno a noi. Oggi a Enna c'è anche la nebbia, quindi questo mi aiuta a cogliere questa metafora per meglio giustificare ciò che sto per dire.
In un contesto nel quale non riusciamo a vedere, siamo entrati in un vicolo cieco, poi dopo la diretta di ieri sera del Presidente del Consiglio ancora di più è calata una coltre d'angoscia. Ecco, in questa dimensione oscura, in questo contesto in cui non vediamo l'orizzonte e non vediamo la luce, deve aprirsi in noi una speranza, deve germinare in noi una speranza, che è essenzialmente questa: il Signore non ci abbandona, il Signore ha progetti di pace per noi e per il nostro popolo, il Signore è con noi perché ci riconosciamo nella debolezza, nella fragilità, nel limite, ci riconosciamo bisognosi di Lui. Concludo con le stesse parole di Gesù: siamo ciechi anche noi, dicono i giudei, dicono questi farisei a Gesù, e Gesù risponde: se foste ciechi, allora non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il peccato rimane. Chi pensa di non aver bisogno della verità di Dio, chi pensa di non aver bisogno dello sguardo di Dio sulla propria vita, è un uomo cieco. Facciamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di cui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, anche noi come il cieco nato abbiamo bisogno di essere sanati da Gesù, luce del mondo. Preghiamo che tocchi i nostri occhi e li apra la sua verità. Diciamo insieme: donaci, Signore, la luce della fede. Donaci, Signore, la luce della fede. Per la Chiesa, in ogni sua parola, in ogni sua scelta, in ogni sua azione, sia sempre guidata dalla luce del Vangelo, preghiamo. Donaci, Signore, la luce della fede. Per gli uomini di scienza, perché nello studio della natura e delle leggi si lasciano illuminare dallo Spirito, per cogliere i segni della presenza di Dio, preghiamo. Donaci, Signore, la luce della fede. Per chi soffre o non ha speranza, perché noi cristiani trovi la forza di alzare lo sguardo per incontrare la luce di Dio, che risplende sul volto di Cristo, preghiamo. Donaci, Signore, la luce della fede. Per la nostra comunità, perché illuminata dallo splendore della verità di Cristo, sappia apprezzare ciò che è piccolo e umile, riconoscendo che tutto è grazia, preghiamo. Donaci, Signore, la luce della fede. Ti preghiamo per Garofano Antonia, per Paolo Vasco, per Bolina Patelmo e per questi nostri cari defunti che non hanno potuto avere le esequie in chiesa, perché il Signore conceda
a questi nostri amici di godere la luce beatifica del volto del Padre, preghiamo. Donaci, Signore, la luce della fede. Signore, benedici la tua Chiesa, accogli in essa i fratelli che chiedono il battesimo, dona a tutti la tua luce che è via, verità e vita per ogni uomo. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La sua santa Chiesa. Ti offriamo con gioia, Signore, questi doni per il sacrificio. Aiutaci a celebrarlo con fede sincera e a offrirlo degnamente per la salvezza del mondo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Nel mistero della sua incarnazione, egli si è fatto guida dell'uomo che camminava nelle tenebre per condurlo alla grande luce della fede. Con il sacramento della rinascita ha liberato gli schiavi dall'antico peccato per elevarli alla dignità di figli. Per questo mistero il cielo e la terra intonano un canto nuovo e noi, uniti agli angeli, proclamiamo con voce incessante la tua lode. Santo, 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 e santo, santo, e santo, 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 e santo, chiave salvato, dice e la terra, solo che dice, dice.
Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede sui discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, o Signore, e proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Rosario, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale, ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale, tuo Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Adesso, come figli dell'unico Padre, diciamo insieme la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri di ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza. E venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, mi detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Il Signore ha spalmato un po' di fango sui miei occhi. Sono andato, mi sono lavato, ho acquistato la vista, ho creduto in Dio. Thank you.
Dio, che illumini ogni uomo che viene in questo mondo, fa risplendere su di noi la luce del tuo volto, perché i nostri pensieri siano sempre conformi alla tua sapienza e possiamo amarti con cuore sincero. Per Cristo nostro Signore. Amen. Prima della benedizione, un semplice consiglio. I monaci avevano un motto che era questo: agis, age quod agis. Saper leggere il presente e saper fare bene il presente, o meglio, saper fare bene le cose nel tempo presente, valorizzare il tempo che ci è dato. Ora noi siamo a casa e dobbiamo rimanerci, non dobbiamo uscire, perché questa è una fase acuta del contagio e non dobbiamo creare situazioni peggiori di quelle che già ci sono. Per cui sarebbe interessante se nelle nostre case, se qualcuno già l'ha fatto, questo è un gran bene, se le nostre case si organizzasse la vita domestica con un piccolo calendario di orari, di appuntamenti, dove possiamo introdurre anche non solo la messa quotidiana che io faccio in diretta ogni giorno e qui dalla Cappella del Santissimo Sacramento di Sant'Anna, ma anche momenti di preghiera, momenti di lettura comunitaria. Il mercoledì noi faremo alle 17.45 la lezione divina, però al di là di questi servizi che noi offriamo come parrocchia, potreste organizzare momenti familiari di lettura della parola e di condivisione. È un tempo prolungato e facciamolo bene: le letture, lo studio, la visione di un film anche in famiglia, cioè strutturare questo tempo in maniera tale che possa risultare fruttuoso. Non guardiamo alla data di scadenza di questo tempo, altrimenti impazziremo tutti. Guardiamo invece di organizzare il tempo presente, fare bene ciò che dobbiamo fare ogni giorno. Ecco, con queste parole vorrei potervi salutare, abbracciare. Questo è un grande desiderio, soprattutto per come ero abituato al termine della messa a salutarvi all'uscita della chiesa. Tutto questo mi manca moltissimo. Mancano soprattutto, lo ripeto con insistenza, le famiglie, i bambini che affollavano la nostra chiesa proprio in questo momento. E tutto questo mi fa pensare che un domani, quando tutto questo terminerà, lo dovremmo valorizzare, cioè assumere una lentezza, un elogio della lentezza. Fare le cose senza affrettarci. In fondo scappiamo dalla chiesa, scappiamo dalla famiglia, scappiamo da tutto, ma per non incontrare nessuno. Invece faremmo bene a goderci il tempo presente oggi e anche quando ci sarà dato di poterci nuovamente incontrare. Scusate per questa seconda omelia, però sentivo nel cuore di doverla fare proprio per incoraggiarvi, dato che la situazione è molto critica. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Vi auguro una buona domenica. La nostra